Finalmente è arrivato il giorno della partenza, sono contento, un pelino teso, ma credo che in questi casi sia normale essere un pelo tesi, specialmente se si è emozionati e felici dell'opportunità che si sta per avere, come sono io in questo momento. Un po' di tensione durante la notte si è sentita perché mi sono svegliato, che avevo tutti i amici addosso che cercavano di consolarmi, però non sono così tanto teso quanto sembra. Oh, non sono io che sto guidando, perché devi sempre pensare male? Tra l'altro, parentesi per chi ha visto il primo video, speriamo che a Folgheria non ci siano le cicale, perché qua ormai sono sempre al chiuso, che non sembrano cantare, sembra urlare qua a Bologna. Arrivato a Trento, tempo non benissimo. Ho sistemato tutto quanto, ho visto la stanza, ho visto tutti quanti gli altri, abbiamo fatto pranzo insieme, ci è andata la roba che è bellissima. Adesso mi riposo un attimo e poi si va al primo allenamento. Suonata la sveglia, adesso snack e poi partenza. Finito ora l'allenamento, è stato un allenamento di ripresa, tanto stretching, tanta mobilità e di nuovo le maledette navette. Però dai, ero allenato, se avete visto il primo video avete visto come mi sono preparato, ero abbastanza in forma. Adesso cena, poi riposo, stasera c'è Temptation Island fondamentale. Stasera l'antica. Ma che stai facendo? Rispondi blog? Sì, rispondi blog. Come è il contrario? Perfetto. Vuoi 0,5? Eh? Vuoi col 0,5? Ma che scusa, è 14? No, sono povero io. C'hai la modella del cinema. Temptation toglie sempre soddisfazioni, nonostante sia stato un po' interrotto dal tempo che c'è stato fuori. Detto questo, finita la prima giornata. Buonanotte. Buongiorno. Sembro quasi un atleta. Fatta la colazione, oggi il programma è questo. Ci dividiamo in due gruppi per l'allenamento. Uno va prima, uno va dopo. Immagino sia per un allenamento di pesi e iniziare a vedere gli schemi, quindi del 5 contro 0. Vedremo se avrò ragione dopo. Tra l'altro la situazione meteo si è calmata assolutamente. Lì benissimo il campo da padel. Alla fine non avevo ragione, abbiamo fatto ovviamente pesi e poi una parte fisica e fondamentali ruolo per ruolo, ma niente, 5 contro 0. Eri tu che volevi uscire nel vlog? Finalmente! È la prima volta che mi vedi con la telecamera. È la prima volta, non è vero che sta passando sul vlog. Hai mollato? Grazie mille. Tu hai mollato? Vabbè, ci sto. Fatto anche l'allenamento del pomeriggio del secondo giorno, adesso vado giù che sento puzza di sfida ping pong, eh. Sento puzza di sfida ping pong. Bello! Dai! Giorno numero 3, ci siamo già allenati, abbiamo già mangiato. Oggi è stato un allenamento che ci ha introdotto un po' di più al campo. Abbiamo fatto del 5 contro 0 che finora non avevamo fatto. Abbiamo corso, altre navette, altra intensità per rimetterci in forma ed essere pronti nel momento in cui inizieremo a giocare anche l'allenamento del 5 contro 5 e giocare in campo proprio delle vere e proprie partitelle. Quindi abbiamo messo dentro i primi schemi, le prime azioni che sono comunque fondamentali per iniziare a conoscerci tutti, specialmente per me che è la prima volta davvero che sono all'interno di questo gruppo. Abbiamo iniziato anche con l'integrazione, che sarà una cosa magari carina da parlare nei prossimi giorni, e niente, è tutto qua per oggi. Vediamo se nel pomeriggio ci sarà qualcosa di carino da raccontarvi.
Fammi l'accelerazione. Lo sapevo che ci doveva essere qualcosa di... Giorno 4, già fatta la colazione, adesso ci dividiamo in due gruppi, uno va prima a fare i pesi, uno va dopo, poi ci uniamo alla fine dell'allenamento per fare qualcosa di squadra, probabilmente per introdurre nuovi giochi e risultare pronti poi agli allenamenti di domani e dopodomani, dove giocheremo, presumo, di squadra e faremo delle vere e proprie partite. Quindi si entra nel vivo del raduno, e mi preparo la borsa e vado. Appena tornato in camera, oggi è stato un allenamento intenso. Come ho detto prima dell'allenamento, ci siamo divisi in due gruppi, abbiamo fatto dei pesi, poi ci siamo uniti e abbiamo fatto un allenamento di squadra correndo gli schemi che abbiamo provato già ieri. Abbiamo aggiunto dei nuovi schemi in modo da essere pronti per iniziare a giocare domani o dopodomani, iniziare a giocare del 5 contro 5 e abituarci al ritmo partita. Detto questo, vado a pranzo, poi dormitina, perché oggi pomeriggio c'è la presentazione del raduno e io sarò lì. Ho lavorato per questo e sono estremamente orgoglioso e grato anche dell'opportunità che mi è stata data. La vloggata! Questo me lo sono tenuto e l'ho apprezzato tantissimo, ma adesso non provateci tutti, sarà un disastro. Giorno numero 5, oggi è stato un allenamento intensissimo, siamo partiti con delle garette di tiro, poi siamo passati al 5 contro 0 per provare ancora una volta gli schemi, prima di provarli effettivamente nel 5 contro 5, perché oggi è stato il primo giorno di 5 contro 5. Come ho detto prima, c'è stata un'intensità fisica incredibile, ma d'altronde lo sapevo, so che il fisico non è sicuramente uno dei miei pregi, però secondo me è normale trovarsi in difficoltà nei primi giorni, e tanto che non ci sono partite, tanto che non c'è ritmo gara, e quindi speriamo di recuperare più in fretta possibile in modo da essere competitivi nei prossimi giorni. Vi voglio bene a tutti e quando ci sarete non ci vuole più c'è nessuno. Sesto giorno e ultimo giorno di questa parte di vlog, oggi è stato un allenamento esattamente uguale a quello di ieri, stessa intensità fisica, molto giocato, ma fortunatamente sono stato meglio rispetto all'allenamento di ieri, come d'altronde speravo dopo l'allenamento di ieri. Io sto cercando di rendere interessanti le giornate raccontandovi più cose possibili, ma come potete immaginare le giornate sono sempre uguali e quindi mi piacerebbe pubblicare un po' più spesso, ma... Buona pesca. Mi sono perso, cazzo. Dicevo, mi piacerebbe pubblicare un po' più spesso, ma è difficile. Tra l'altro la cosa dell'integrazione non me la sono dimenticata, ma la farò nella parte 3 del vlog, anche perché beccare il doc è impossibile nei momenti liberi. Detto questo, come avete visto, siamo molto più pronti per un campionato mondiale di ping pong piuttosto che per uno di pallacanestro, e speriamo di migliorare nella parte 3. Ciao. Ero sotto la doccia e mi sono ricordato di essermi dimenticato l'unica cosa che volevo dire, ovvero di mettere like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi e di attivare la campanella. Sognavo di dirlo da sempre.